Salve a tutti, oggi voglio farvi vedere una realizzazione di un pike brush, ovvero di uno strip di materiale sintetico intrappolato all'interno di un filo di acciaio per poter realizzare le mosche non solo da luccio, come il nome vi indica, ma anche per aspi, trote e altri predatori che possono essere insidiati con gli streamer. Nel caso specifico vado ad utilizzare questo materiale che è molto famoso, che è il Craft Fur dell'Angelair, per dare dei flash all'interno del brush che realizzeremo con del filo in acciaio, che non è il classico filo per il wire con il quale si fa il rigaggio di alcuni artificiali. Altri materiali occorrenti sono della cera, con la quale cospargeremo il brush, il filo, prima di intrappolare le fibre, un pettine, una spazzoletta fatta con il velcro per pettinare poi il materiale, una spazzola per cani e gatti con la quale estrarre le fibre. Il materiale in questione può essere tranquillamente avvolto sia in asola sul filo di montaggio durante la realizzazione delle mosche, altrimenti se vogliamo prepararcene un po' e personalizzare le nostre imitazioni, possiamo procurarci o crearci uno strumento come questo qui, che è fatto apposta per poter sviluppare meglio i nostri brush. Ne esistono di tanti modelli, anche i brush li trovate tranquillamente in commercio già preparati, però mi è capitato di trovarmi sprovvisto dei colori che mi servivano e grazie al Craft Fur, all'Angelair e altri materiali che posso inserire all'interno di quest'asola fatta in acciaio, ho potuto sopperire tranquillamente alla mancanza di questo materiale. Vi farò vedere poi anche come fissarlo sull'amo e il prodotto finale come verrà. Basta chiacchiere, andiamo a vedere come si realizza questo pike brush, iniziando a fissare il nostro filo d'acciaio sulla presa.
una volta che abbiamo realizzato il nostro brush, il craft fur, possiamo montarlo su qualunque tipo di imitazione andremo a realizzare. Siamo il filo di montaggio su un Gamagatsu SL12S della misura 3.0, il filo è un Techstream 6.0, in questo caso è semplicemente un a scopo dimostrativo, quindi non ha importanza il colore. Passiamo il brush, andiamo ad avvolgere. Durante l'avvolgimento possiamo aiutarci con il pettinino in velcro per permettere alle fibre di aprirsi meglio. Andare all'indietro con le mani, soprattutto molto più agevole. Intanto diamo una spazzolata. Saremo poi noi a scegliere la consistenza del brush. Prendendolo più o meno piccolo. Arrivati al punto dove vogliamo fermarci, blocchiamo il nostro brush, tagliamo l'eccedenza, sarebbe meglio usare delle tronchesi visto la consistenza del filo, tiriamo indietro le fibre, facciamo un nodo di sicurezza. A questo punto con il pettine in velcro andiamo a spettinare le fibre e a tirarle fuori. Il nostro brush, il craft fur, è pronto a vestire le nostre imitazioni dalle dimensioni principalmente ovviamente da Luccio.